Il 21 novembre si amplia il porta a porta in alcuni quartieri della città, verrà attivato questo importante servizio grazie ad un'iniziativa congiunta Comune di Rieti, azienda servizi municipali. Questa mattina partiamo proprio da ASM per fare un giro e per vedere come viene effettuato questo servizio. Naturalmente lo faremo come in ogni puntata con il sindaco Simone Petrangeli, ma anche con il presidente di ASM Alessio Ciacci. Quartiere di Vazia, una delle zone toccate da questo servizio. Simone, 21 novembre è una data importante per la raccolta differenziata. Sì, una data molto importante perché allargheremo questo servizio di raccolta dei rifiuti, quindi il porta a porta, anche ai quartieri di Quattro Strade, Micioccoli e Madonna del Cuore. Siamo molto contenti perché l'ampliamento che abbiamo appena fatto a Vazia, dove è partito ad agosto insieme all'area industriale e alle zone pedemontane, sta dando dei risultati molto importanti. Siamo arrivati al 30% di raccolta differenziata, è un dato confortante perché quando ci siamo insediati eravamo sostanzialmente allo 0%, adesso siamo arrivati al 30%, quindi è una cosa molto molto importante e contiamo di aumentare la percentuale dei rifiuti differenziati. Oh, parliamo di raccolta differenziata, forse l'avete già visto, ve lo presento. Ciao Alessio Ciacci, presidente di ASM. Insomma, si amplia questo servizio e adesso con questi nuovi quartieri che entrano all'interno di questo circuito virtuoso, a quanta popolazione si raggiunge, Alessio? Sì, facciamo appunto trasformiamo un servizio di raccolta in un servizio invece di qualità, quindi andiamo a eliminare il servizio di raccolta a Cassonetto e quindi proprio nei giorni prima del 21 andremo a porre proprio su Cassonetti il nostro stand, il nostro logo, dicendo che appunto il Cassonetto va in pensione, come facemmo qui a Vazia qualche giorno prima di partire col porta a porta. Infatti intorno al 25, 26, 27, in quei giorni di novembre andremo a eliminare i Cassonetti e nel frattempo sarà partito dal 21 di novembre il sistema di raccolta domiciliare porta a porta, che appunto con un calendario settimanale giorno per giorno raccoglieremo un materiale diverso. In questo modo appunto raggiungeremo oltre 10.000 famiglie, oltre 2.000 utenze non domestiche in questo modo di raccolta, andando a concordare con i condomini e con le utenze non domestiche, quelle quindi non familiari, le modalità di raccolta, le quantità dei contenitori per calibrare proprio il servizio sulle esigenze specifiche. Con Alessio e con Simone adesso proseguiremo il giro con gli amici, con gli operatori di ASM, cercheremo insomma di capirne di più perché il servizio che sta attivando l'amministrazione, già attivato ma lo sta ampliando, è davvero importante per tutti noi. Siamo sempre nella zona di Vazia, ci siamo spostati all'interno. Dicevamo, parte questo nuovo servizio, Alessio, Simone, dal 21 di novembre. Per spiegare come verrà effettuato questo servizio a tutti quanti i cittadini, giustamente, verranno fatte delle assemblee pubbliche, Simone, vero? Noi stiamo puntando molto sul coinvolgimento dei cittadini perché questo sistema di raccolta dei rifiuti produce effetti virtuosi e positivi se c'è la consapevolezza e la collaborazione dei cittadini e quindi se c'è una grande alleanza fra chi fa il servizio, ossia gli operatori, i lavoratori del settore, i cittadini e gli amministratori. Noi abbiamo già fatto diverse assemblee che sono andate molto bene
per preparare il 21 novembre e quindi l'ampliamento andremo a fare delle riunioni specifiche nei quartieri di Quattro Strade, di Madonna del Cuore e di Micioccoli. E oltre a questo torneremo anche nei quartieri dove già si fa da tempo il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, perché il 21 novembre non faremo solamente l'ampliamento, ma cambierà il calendario della raccolta in tutta la città. E poi dopo ne parleremo, Simone. Allora, noi naturalmente questo giro che stiamo facendo lo stiamo facendo con una squadra di ASM, infatti vi stiamo facendo vedere le immagini. In questo momento hanno raccolto degli altri rifiuti da altre abitazioni. Oggi la carta e il cartone qui a Vazia. Alessio, insomma, innanzitutto il coinvolgimento della popolazione con assemblee pubbliche io credo che sia una cosa molto importante, e un'altra cosa molto importante è che si è deciso di dividere Rieti in due zone per ciò che riguarda la raccolta. Spiegacelo meglio. Sì, organizzativamente diciamo la città sarà divisa in due calendari proprio per semplificare l'organizzazione da parte dell'azienda dei calendari di raccolta. Quindi ci saranno solo due calendari per tutta la città, e quindi in questo modo l'azienda potrà, diciamo così, incastrare anche la gestione dei mezzi tra la raccolta, diciamo, pesante, quindi l'umido e il vetro, e quella leggera, la plastica e la carta, in modo da massimizzare, diciamo, la gestione dei mezzi, ridurre la necessità di mezzi e gestirli su tutta la città. Alessio, lo stiamo vedendo insieme adesso, le due zone, zona Terminillo e zona Velino. Zona Velino, proprio perché appunto ci siamo ispirati a appunto il nostro paesaggio e a questi due grandi riferimenti naturalistici che abbiamo sul territorio, e oltre al coinvolgimento cittadino importante, perché in questi giorni proprio si stanno distribuendo a tutte le famiglie interessate gli opuscoli e la convocazione delle assemblee, è importante anche il coinvolgimento degli operatori per l'azienda, perché è proprio un'azienda che si sta trasformando da questo punto di vista, perché appunto gli operatori sono direttamente coinvolti nella direzione aziendale, nel senso che coinvolgiamo tutti gli operatori, dagli operai a tutte le fasi direttive, nel costruire un'azienda diversa, un'azienda nuova che punta sulla qualità e sul rapporto con il cittadino, proprio perché mentre il servizio di raccolta classico a cassonetto, diciamo, è un servizio standard che tutti ripetono allo stesso modo, invece il porta a porta ha una necessità forte di costruire un rapporto positivo tra l'operatore e il cittadino, e proprio per questo stiamo facendo formazione anche agli operatori e coinvolgimento degli stessi nelle fasi appunto anche progettuali. Insomma, si cerca di fare squadra, è importante per coinvolgere tutti. Noi proseguiamo nel giro con gli operatori di ASM, andiamo in un'altra zona della città. Simone, Alessio, siamo a Regina Pacis, quindi siamo nella zona più centrale di Rieti, ci siamo spostati da Vazia sulla Terminillese. In questo momento lo stiamo vedendo insieme ad un'altra squadra di ASM e si sta raccogliendo l'umido. Alessio. Assolutamente sì, l'umido è la parte più importante del rifiuto, sia perché è quella che pesa di più, sia è quella che dà maggiori problemi quando finisce nel non riciclabile, sia in termini appunto di liquami che poi si disperdono, quindi è la parte più importante anche da avviare al riciclo, perché è la cosa di cui più, diciamo, i terreni hanno bisogno in termini di rinaturalizzazione dell'apporto organico che invece viene a depauperarsi in fase di agricoltura. Quindi è, diciamo, il primo e più importante materiale da avviare al riciclo, e la qualità è importante, ovvero è importante che non ci finiscano altri materiali perché questo crea problemi poi negli impianti di riciclo e nelle fasi successive a Casa Penta, dove si deposita in attesa di mandarlo al riciclo. Quindi anche qui i cittadini devono fare particolare attenzione. È importante la gestione dell'umido, perché l'umido è il 40% dei rifiuti, sono rifiuti umidi, quindi già fare una buona raccolta differenziata sull'umido significa stare a metà del lavoro, significa differenziare il 40% di tutti i rifiuti. È molto importante l'umido perché ha un grande valore commerciale e quindi viene riutilizzato
in grande quantità. I due parametri per giudicare la qualità della raccolta differenziata sono da un lato l'umido e dall'altro lato il residuo, ossia tutto quello che non viene differenziato viene messo nella parte residua del secco residuo. Quindi dobbiamo lavorare affinché sia pochissimo il secco residuo, perché significa che tutti i materiali differenziati sono stati divisi bene e sono stati portati al riciclo. Questo è l'obiettivo, fare una buonissima raccolta differenziata sulla parte umida e fare in modo che il secco residuo sia il minimo possibile. Oh, allora, qua ci sono due operatori, come ti chiami? Claudio Baldini. Claudio Baldini. Tu? Gabriele Maglioni. Gabriele, allora, Regina Pacis, state effettuando, avete quasi terminato di fare il giro in questo quartiere? No. No, manca circa metà lavoro. Metà lavoro. Quindi oggi dicevamo raccolta dell'umido, è forse la raccolta un po' più difficile. No. Uguale alle altre. Anzi, forse come tipologia di raccolta per noi è la più semplice. È la più semplice. Sì, come diceva Claudio, appunto, come tipologia di raccolta sicuramente è la più semplice. La meno impegnativa da un punto di vista lavorativo. Grazie, buon lavoro. Allora, noi ci spostiamo in un'altra zona. In questa puntata abbiamo parlato tanto di Porta a Porta, abbiamo fatto vedere tante volte questo opuscolo informativo, un opuscolo informativo che verrà distribuito nei prossimi giorni proprio in vista di questo ampliamento che partirà il 21 novembre, Alessio. Sì, un impegno appunto che ci siamo presi e che stiamo rispettando e che coinvolgerà tantissimi cittadini e che saranno coinvolti e informati da appunto ragazzi, operatori sia di Green Social sia del Servizio Civile e cittadini che ci hanno dato la disponibilità per partecipare a questa grande operazione, che è anche un'operazione culturale di trasformazione del rapporto che ha il cittadino con il rifiuto, che non è più qualcosa da gettare ma qualcosa che deve continuare a vivere grazie alla raccolta differenziata. E quindi è importantissimo che tutti da una parte siano informati del calendario di raccolta, che appunto sarà nel materiale informativo, così come siano sensibilizzati all'importanza di questo gesto, che è quotidiano ma che è fondamentale per dare valore a questo materiale e dargli ancora vita, perché è essenziale che tutti i materiali che riutilizziamo, che passano dalle nostre mani, possano essere riutilizzati per non continuare a riempire discariche. Alessio parlava di Green Social e di Informa Giovani, siamo ad Informa Giovani e con Antonio Sacco. Noi come ufficio diamo sempre la massima disponibilità per questo tipo di attività. I ragazzi sono pronti perché rientrano le loro finalità progettuali e quindi ovviamente saremo molto attenti e partecipativi a quelli che saranno i risultati da ottenere da questa campagna di sensibilizzazione. Allora, questa mattina c'è una iniziativa, no, per programmare appunto la distribuzione di questi opuscoli, insomma. Sì, c'è appunto un'importante condivisione che stiamo facendo con tutti i volontari del lavoro che abbiamo davanti a noi e che nei prossimi giorni vedrà arrivare a tutte le case, prima di tutto la lettera informativa sulle assemblee che ci saranno appunto per spiegare tutte le modalità operative e l'importanza della raccolta differenziata, e poi nelle fasi distributive degli opuscoli insieme ai bidoncini che riguarderanno appunto tutti i materiali oggetto della raccolta differenziata. Allora, da Viale Maraini ci siamo trasferiti a Campolognano, qui Alessio lo stiamo vedendo adesso, c'è un'altra tipologia di raccolta, quella della carta e del cartone, oggi è la giornata della carta e cartone, giusto? Eh sì, e nel calendario settimanale appunto un giorno è dedicato alla carta e così resterà anche nella nuova organizzazione del Porta a Porta, e seppure andremo a cambiare i giorni di raccolta nelle zone dove già in passato abbiamo attivato la raccolta domiciliare. Un sistema che appunto ci permette di dividere la città in due zone, quella Velino e quella Terminillo. Sì, facciamola vedere, sì. Simone. Facciamola vedere, Simone. Allora. Oh, eccola qua. In questi giorni verranno distribuite in tutte le abitazioni materiale informativo. Sarà possibile strappare questa parte del materiale informativo dove ci saranno i calendari.
Le due zone sono zona Terminillo, che comprenderà Piazza Tevere, Villa Reatina, Campoloniano, Villette, Vazzi e Nuvolo Industriale, e la zona Velino, che comprenderà quattro strade, Madonna del Cuore, Micioccoli e Regina Pacis. Quindi una divisione della città in due grandi zone. Tutto questo renderà più semplice il lavoro dell'azienda, ma anche più semplice l'attività dei cittadini, perché avremo solamente due calendari, a differenza di quello che avviene adesso, dove ci sono tante differenziazioni. Questo è un modo per semplificare la vita ai cittadini e anche per rendere il servizio più efficiente e più efficace. Prima del 21 novembre ci saranno tante iniziative nei quartieri, tante riunioni, tante assemblee pubbliche, e se volete, se vuoi Andrea posso anche fare un elenco delle riunioni che si faranno. Allora, ricordiamole. Allora, per quanto concerne il nuovo ampliamento, il prossimo ampliamento, l'8 novembre staremo a Quattro Strade alle ore 17.30 presso la parrocchia di Quattro Strade, il 9 novembre presso la parrocchia di Micioccoli alle ore 17.30 e presso la parrocchia di Madonna del Cuore alle ore 21. Con l'occasione però dell'introduzione di questo nuovo calendario, anche nelle vecchie zone, diciamo così, del porta a porta, torneremo nei quartieri già serviti, quindi anche a Campoloniano, per spiegare ai cittadini questo la variazione del calendario. E quindi staremo nella parrocchia di Campoloniano il 14 novembre alle 17.30, nella parrocchia di Villa Radina il 14 novembre alle 21 e poi a Piazza Tevere, sempre nella parrocchia, il 16 novembre alle 17.30 e a Regina Pacis, sempre nella parrocchia, il 16 novembre alle ore 21. È molto importante questo rapporto e questo legame che abbiamo instaurato con le parrocchie, perché le parrocchie in ogni quartiere sono un punto di riferimento assolutamente importante per tutti. Ringrazio la diocesi e le parrocchie per la disponibilità. Questo è un segno di grande collaborazione, di grande coesione sociale, perché questi percorsi virtuosi hanno bisogno del contributo e della collaborazione di tutti. Quindi è molto bello e significativo il fatto che queste riunioni si facciano nelle parrocchie cittadine. E io vi volevo far vedere anche un'altra cosa importante. Sì. Il numero verde 823 94 78, con questo numero, Alessio, chiamando, è possibile avere tutte le informazioni sul servizio di raccolta differenziata porta a porta. Assolutamente sì, è un servizio che funziona, che pubblicizziamo sempre di più, così come abbiamo appunto un sito internet che abbiamo rivisitato, che è molto più frequentato rispetto al passato, così come abbiamo aperto la pagina Facebook e ricordiamo, non da ultimo, anche un'applicazione telefonica che si chiama Dizionario dei Rifiuti, che appunto per i cittadini di Rieti è possibile scaricare gratuitamente e che va a ricordare quali sono sia tutti i servizi che fa l'azienda, il numero verde e i calendari per la raccolta, e chi l'ha già scaricato sta ricevendo proprio in questi giorni la notifica che di pubblicizzazione delle iniziative e delle assemblee, così come dei calendari che sono in cambiamento. E poi, Simone, in questo giro che abbiamo fatto nella città ci siamo resi conto che senza cassonetti la città, i quartieri sono più belli. Assolutamente sì, fare la raccolta differenziata porta a porta non è solamente un obbligo di legge, ma è un impegno civile per l'ambiente, per le future generazioni, ma soprattutto è un modo per rendere più decorose, più belle e più pulite le nostre città, perché un quartiere senza cassonetti tradizionali è un quartiere più decoroso, più bello e più vivibile, e ce ne rendiamo conto in maniera molto molto evidente andando nei quartieri come Campoloniano, come Piazza Tevere, come Vazia, dove non ci sono più i cassonetti per strada e dove appunto la qualità della vita è migliore e soprattutto c'è più decoro e più pulizia. Allora, noi siamo partiti in questo viaggio che abbiamo fatto questa mattina con Alessio e Simone da ASM, dalla sede di via Donatori del Sangue. Naturalmente il nostro viaggio termina presso la discarica di Casapenta, dove ritroveremo le varie squadre di operatori che abbiamo incontrato nei vari quartieri, che conferiranno i rifiuti ognuno nel proprio container, e questo andremo a vedere tra pochissimo. Allora, siamo a Casapenta, Alessio, Simone, con noi si è aggiunta anche Emiliana Piacente, responsabile del settore ambiente di ASM. Dicevo, siamo a Casapenta e qui finiscono tutti i rifiuti. Abbiamo visto in questo momento la squadra che abbiamo seguito a Regina Pacis, ha scaricato in uno dei container
l'umido che aveva raccolto Alessio. Sì, tutti i materiali vengono raccolti dalle famiglie e poi prima di andare agli impianti di riciclo passano da Casapenta, dove è importante ricordarlo, c'è anche un servizio aperto alla cittadinanza per riconferire rifiuti ingombranti ed elettronici di cui si vogliono disfare, che si aggiunge all'altro servizio gratuito che fa SM del ritiro a domicilio dei materiali ingombranti. No, questo ricordiamolo che è importante, perché sempre vediamo elettrodomestici ingombranti per le strade in ogni zona, anche in zone sottoposte a vincolo, comunque discariche abusive. Ricordiamo che Rieti è una delle poche città che ha un servizio gratuito di raccolta. Sì, è molto importante, molto utile, perché è sufficiente prendere un appuntamento con gli operatori di ASM che vengono a casa e gratuitamente portano via i rifiuti ingombranti. La cosa interessante di Casapenta è che svolge anche una funzione di isola ecologica, quindi è possibile venire qui e portare rifiuti, siano essi ingombranti, siano essi di altra natura. Allora, scusa Simone, passo davanti anche. Allora, qui abbiamo diversi container, in ogni container vengono poi, no, versati i vari materiali che vengono raccolti nelle varie zone della città. Sì, qui dietro in particolare c'è la raccolta delle apparecchiature elettriche elettroniche. Dove? Che viene allora, divisa in diverse vedere. Categorie. Sì, basta leggere le etichette. Eccolo qui, le varie. Sì, sì, tutte le apparecchiature elettriche elettroniche sono divise in categorie. In questo caso abbiamo frigoriferi, congelatori e condizionatori, che sono tutti gli apparecchi per refrigerazione. Poi abbiamo qui quelli che vengono generalmente definiti i grandi bianchi. Per grandi bianchi intendiamo lavatrici, lavastoviglie, stuve, forni, apparecchiature per cotture e via dicendo. Poi c'è un'altra parte che sono monitor e TV, che non credo sia questo è ancora da dividere. Sì. Cioè, questa è la risultanza di una raccolta e poi i nostri operatori li smistano, perché qui a Casapenta abbiamo sia il contenitore per esempio gli pneumatici, sì, nonché del legno, e quindi questo qui è ancora da selezionare, da quindi dividere. C'è un altro container dove vengono, sì, appunto portati i monitor. Sì, c'è, ecco, l'R3, l'R4 e poi c'è il 5, che sono lampade neon, quindi è possibile portare anche i tubi del neon. Ecco, come dicevo, questi sono monitor e TV. L'R3. Okay, quindi insomma qui ci sono i vari container dove vengono poi portati. Sì, esattamente. Quindi insomma. Sì, il conferimento di un frigorifero usato, di un elettrodomestico. Sì. Quindi insomma, tutto il lavoro che viene fatto in città poi insomma porta. I rifiuti vengono portati a Casapenta e qui poi vengono smistati per poi essere trasferiti altrove. Sì, proprio perché vogliamo dare trasparenza e visibilità a tutte le filiere del riciclo, delle materie della raccolta differenziata, negli opuscoli che stiamo distribuendo ai cittadini, ma anche sul sito internet dell'azienda www.smrieti.it abbiamo pubblicato tutto il destino dei materiali, quindi dove li portiamo, quindi l'organico che a Terni e nelle varie filiere dove poi viene effettivamente riciclato. La cosa importante è che noi da diversi mesi a questa parte, ormai è quasi un anno, abbiamo portato avanti una campagna di sensibilizzazione con l'azienda e stiamo facendo ogni mese, un fine settimana o una domenica al mese, le isole ecologiche itineranti, quindi andiamo in giro per la città e nelle frazioni per fare la raccolta dei rifiuti ingombranti. Questa è un'iniziativa molto apprezzata dai cittadini, che sta riscuotendo un grandissimo successo, e infatti in concomitanza di questa iniziativa stanno diminuendo le cosiddette discariche abusive o comunque l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti. È un tema legato alla sensibilizzazione, è un tema legato all'informazione e alla civiltà dei cittadini, però questa è un'iniziativa molto apprezzata e che sta portando grandi risultati. È un
percorso, è un processo anche culturale che insomma è iniziato da qualche anno con questa amministrazione, sicuramente procederà speditamente nel futuro. L'obiettivo naturalmente è quello di oltrepassare, Alessio, la soglia del 60% per ciò che riguarda la raccolta. Sì, sì, assolutamente, e in prospettiva anche quello della tariffazione puntuale, cioè appunto quando su tutta la città nei prossimi mesi, diciamo barra anno, sarà esteso a tutti il porta a porta, potremo allora, sempre con l'amministrazione comunale e con la cittadinanza, iniziare a progettare tutti assieme una tariffazione che si basi a quel punto non come succede oggi, come in gran parte d'Italia succede, solo sulle dimensioni dell'abitazione e il numero componente della famiglia, ma anche su rifiuti effettivamente prodotti, andando a misurare i rifiuti non differenziati. E proprio per questo nei bidoncini che in questi giorni stiamo consegnando alle famiglie per la prossima estensione del porta a porta, non a caso il bidoncino del non riciclabile, del secco residuo, è taggato in modo da essere personalizzato e facilmente riconoscibile in fase di raccolta. Oh Simone, rispetto al servizio rimangono ancora fuori alcuni quartieri, pochissimi. Allora, dopo quest'ulteriore ampliamento rimarranno fuori le case sparse della Piana Aretina, le zone rurali, il centro storico, il borgo e Città Giardino e le frazioni. Noi contiamo da qui alla fine dell'anno di servire almeno il 70% degli utenti della città di Rieti, sia commerciali che domestici. L'obiettivo è raggiungere entro la fine dell'anno il 50% di raccolta differenziata e quindi di differenziazione nei rifiuti. Io penso che sia un risultato a portata di mano, possibile solo grazie alla collaborazione di tutte le componenti della città. È fondamentale l'informazione, per questo faremo una distribuzione capillare di questo materiale informativo, ed è molto importante la consapevolezza della necessità di fare una raccolta differenziata di qualità. È una questione di abitudine, all'inizio può sembrare scomodo, però una volta che si prende l'abitudine è anche un modo per controllare i consumi che si fanno in casa, è anche un modo per economizzare, è anche un modo per tenere sotto controllo la spesa. I bambini ci si divertono perché poi sono loro i primi a insegnare ai propri genitori dove mettere i vari materiali. Io penso che sia un salto di qualità importante, in questo modo la nostra città diventa una città più civile e credo che ci sia bisogno del contributo, dell'impegno e della passione di tutti.